Sì, non ho svaleggiato tipo un negozio di qualcosa, ma questo video è un video di spacchettamenti dal sito Banggood, che penso che tutti quanti conosciate, che mi ha inviato questi bellissimi pacchettini. Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Chi mi segue su Instagram, se non mi seguite ancora, mi raccomando, fatelo. Ariali Creation, mi trovate sempre lì con quel nome. Ha già visto, ho dato una sbirciatina a quello che ho preso. Tra l'altro, è stata una spedizione velocissima. Io pensavo ci mettessero molto di più, visto che vengono dalla Cina, non vorrei sbagliare. Invece sono arrivati tipo in 2 settimane, proprio in maniera super veloce. In più ho vinto anche il giveaway di Juva DIY, che saluto e ringrazio tantissimo. Quindi ho vinto un altro premio da Banggood che vi farò vedere poi a fine del video. Il sito è questo qui, Banggood. E una cosa che ho sempre desiderato e che non so perché non l'ho mai comprata è la sonda angoli. Questa qui, mi cade tutto. Per le cartopazze è veramente una mano santa. Perché a me non piace tantissimo avere gli angoli dritti dei fogli, ma mi piace più averli arrotondati. Allora, prendiamo un foglio e lo mettiamo qua. Credo che si faccia così. E poi si fa così. Sì! Guardate, che meraviglia! Prima era così, adesso è così. È bellissima questa cosa, l'adoro follemente. E poi è comodo perché praticamente tutti gli angolini, che i pezzettini di carta che vanno poi a essere tagliati, vanno a finire in questo contenitore che si apre, vedete? Si apre man mano e poi può essere svuotato. Eccolo. E poi è svuotato, quindi in realtà è anche comodissimo perché non vi lascia nulla di sporco. Non vi crea casino sulla vostra bellissima scrivania. Poi andiamo avanti e prendiamo un'altra cosa che anche mi serviva parecchio. Queste poi, tra l'altro, sono impacchettate benissimo, come vedete anche in questo caso. Sono delle calamite. Cioè, guardate come sono impacchettate bene queste cose. Fantastico. Cioè, a prova proprio di qualsiasi rottura ipotetica. Anche se rompere delle calamite è difficile, però. Ok, queste sono le calamite e sono di questa dimensione qua. Sono veramente forti. Oh mio Dio. Sono fortissime. Oddio. E sono 5. Possiamo andare avanti con le cose che stavo aspettando di più, ragazzi, non potete capire. E sono, ovviamente, perché io li adoro alla follia, gli squishy. Ragazzi, veramente, io ho sempre avuto squishy piccolissimi, li avete visti? Questo, comprato da cinesi qua nel mio paese, ma non ho mai avuto degli squishy particolari, quindi qual è l'occasione migliore di questa per prendere degli squishy? Molto bene. E vi devo dire una cosa, premessa: io di squishy non ne capisco assolutamente niente, cioè più che altro ne capisco per quanto ho potuto vedere negli altri video, tipo di Kawaii e così via. Quindi vi do il mio modestissimo parere per quanto ne possa capire di squishy e di morbidezza di squishy. Però so che mi amate lo stesso e quindi ve li mostro lo stesso. Questo è il primo pacco che mi è arrivato e ho già sbirciato perché il pacco si è rotto e devo dire che già sono triste, perché adesso lo vedrete. Allora, partiamo dal primo squishy. Questo qui è uno squishy troppo carino. È una fetta di pane, una fetta, 2 fette, 3 fette, 4 fette di pane, di pan carré, non so come definirli, di pan carré, quello che serve per i toast. E poi dentro c'ha le fessure per inserire quello che vogliamo. E quindi già posso fare così. Allora, voilà! Vedo sempre che fanno così, quindi lo faccio anch'io. Puzza, ragazzi, puzza tantissimo, da morire. Non so definire la puzza, ma puzza. È una puzza di plastica mischiato a cosa chimica, non lo so. Allora, devo dire che così è molto più squiscioso, però se vedete bene torna subito alla forma originale. Quindi, da quello che ho potuto vedere dagli altri video, non è una cosa molto buona. Cioè, nel senso, sì, è morbido, è morbidissimo, però poco slow rising. La cosa bellissima è che ha queste fettine. E che quindi io posso mettere tipo il telefono. Guardate, è molto ganza la cosa. Molto ganza, ma come parlo? Vabbè, è molto carina la cosa. Oppure ci posso mettere dei post-it, tipo questi.
quella Lidl, che io amo da morire. Che carini! Vabbè, notate bene, è tipo bicolor, è tipo, anche se in fotocamera sembra molto molto più chiaro di quello che in realtà è. È un beigeolino più chiaro qua e un beigeolino più scuro qui, cioè la vede la differenza, quindi si vede abbastanza. Poi, ragazzi, per questo sono stata tristissima. Il cornetto, io stavo aspettando con tanta ansia, è arrivato schiacciato. Ragazzi, no, non ce la posso fare. Allora, questo cornetto è della Squishy Fun, che penso che sia una marca importante di squishy. Però era impacchettato con questo, mi sono chiesta, no? Può darsi che durante il trasporto sia stato schiacciato. Ma se è stato schiacciato questo, dovrebbe essere schiacciato anche questo, visto che stavano in questa moto qua, nella busta. Però questo non è stato schiacciato e questo sì. Quindi secondo me, perché mi è già arrivato tipo da un bel po', da qualche giorno, non si è ripreso. Quindi secondo me è uscito proprio così. Ditemi voi se è normale che sia così schiacciato, non ne ho idea. Comunque, schiaccio con la busta. Questo sì, eh. Però ragazzi, è morbidissimo. No, vabbè. Odore. Anche questo sa di chimico. Però è più accettabile rispetto all'altro. Pronti? Questo sì che è molto bello. Oh mio Dio, ragazzi, non avevo mai toccato gli squishy così meravigliosi. Oddio, è meraviglioso. Comunque continuo a dire che è super morbidissimo. Ok, basta. Passiamo avanti. Ah, ho scelto vari squishy apposta per vedere le varie marche e le varie consistenze, proprio perché io non ne capisco niente di squishy. Passiamo a quest'altro pacchettone. Allora, ole, togliamo questo. Questo è un mix di squishy che non sono di marca, era un mix. Il primo squishy che vedo, che prendo, è questo cornettino qui, che penso vada così, sì. No ragazzi, non ci siamo, cioè è morbido, ma non quanto al cornetto di prima. Questo odora un po' di più, devo dire, odora un po' di più, è fatto veramente bene, a parte magari qui, che non è proprio colorato in maniera ottimale. Devo dire che è morbido, sì, ma non è per niente slow rising, ragazzi, guardate. Cioè, praticamente rimane così. E questo è il pirulino, non so come chiamarlo, il gancino per attaccarlo eventualmente a quello che vogliamo. Comunque, è carino, dai. Questo costa pochissimo, eh. I prezzi non me li ricordo, ve li lascio giù nell'info box al link, quindi mi raccomando, cliccateci. Oh, no, vabbè. Questo è bellissimo. Questo sì che è morbidissimo, quindi penso che saranno delle marche diverse. Anche questo c'è il pirulino ed è un gelato molto carino. No, questo è slow rising al massimo, ragazzi, cioè guardate. Anche se devo dire che questi squishy non sono proprio, diciamo, perfetti, perché hanno delle imperfezioni. Però per quello che costano, tipo stanno forse $2, sono 10 se non erro, cioè sono ottimi, ragazzi. Solamente se volete, non so, se non fare la collezione, magari volete tenerli giusto così per antistress. Sono bellissimi. Poi, ah, la faccina. No, vabbè, questo è bellissimo. Wow. Questo non è una nessuna marca. Ai, che cosa ho visto. Allora, vabbè, notiamo tutti quanti che è sporco. E penso che sia tinta, perché è tinta, però se ne va. Se faccio così se ne va. Però ragazzi, c'è, guardate, bellissima, è stupendo, ed è anche un portachiave, ottimo, bellissimo. Poi andiamo avanti. Un panino. No vabbè ragazzi, c'ho fame a questo punto, c'ho fame. Ah, comunque il giveaway lo farò a breve, appena ho un po' di prodottini messi da parte e qualche squishy di questo ve lo regalo, quindi sappiate che ci saranno anche questi nel giveaway. Questo è super slow rising ed è una pagnottina, che carina, un po' deperita bella mia, però carina, eh? No vabbè, so è
bellissimo. Anche questo è molto morbido. Anche questo. Aspettate. Non ho idea di cosa sia, però è bellissimo. Stupendo. Non è che faccina bucciosa. Ed è anche questo morbidissimo. Però sono troppo belli. Questi praticamente stasera morirò qua dentro di puzza. No, bellissimo. Questo è un mini panda. Che carino. Piccolino. Per essere piccolino è abbastanza morbido. Poi, che cos'è questa cosa? No ragazzi, questa qua non ci siamo, eh? Qua non ci siamo, è durissima. Secondo voi è una fetta biscottata con un po' di Nutella? O è un laghetto, o è una pozzanghera? O è qualche dolce particolare che non conosco? Sì. Si è spaccato. Perché è durissimo. Guardate, si sta spaccando tutto. Si sta spaccando. Cioè, si è spaccato. È duro come il marmo. Questo non è uno squish. Questo, mi dispiace, è bocciato. Però uno su 10 può succedere, dai. Questi, c'è scritto cose incomprensibili che non ho idea di cosa siano. Un ovetto molto carino. È un po' sporco anche questo. Però è troppo carino. Pronti? Questo pandino che non viene via dalla confezione, vogliamo fare. Questo diciamo che non è proprio rifinito nei dettagli, è un po' fatto male, eh? Questo sempre puzza, però è molto slow rising, più che altro è appiccicaticcio. Però è carino, dai, magari lo sistemo io con qua il musino che gli manca mezzo muso. E poi l'ultimo. Ah, tra l'altro ci sono dei phone strap, si chiamano? Sì. Ci sono dei phone strap per metterli ai vari gancetti. L'ultima è la ciambellina. Che carina! Questo è abbastanza slow rising. Slow rising, slow rising, Ilaria. Che carina! Questa è molto carina. Sì, ha una cosa non rifinita qui che magari devo tagliare, perché manca il buchino della ciambellina, però la posso tagliare io. Diciamo che per il prezzo che per quello che costano è accettabile. Ok, quindi con i prodotti che ho che mi sono stati mandati ho terminato, e adesso vi mostro quello che ho vinto dal giveaway di Juva DIY, che è sempre, viene sempre dal sito Banggood. 1, 2, 3. Io questa l'adoro. Da quando l'ho vista in un video di Erika Kawaii me ne sono innamorata. Non so se sia quella originale, credo di no. Però ragazzi, cioè, è fantastica. Ditemi voi se non è fantastichissima. È bellissima. Hashtag fantastichissima, eh. Allora, siamo pronti? No ragazzi, che bello. Guardate, è fantastica. Ah ok, non volevo aprirla, ma devo aprire perché si è rotta la busta. Molto bene. Questa odore, ragazzi. No vabbè, che fantastica. Questo odora. Odora di vaniglia. Sì, odora di vaniglia. Finalmente una cosa che non puzza. Questa è bellissima. Fatta, devo dire, abbastanza bene. Okay. E di sopra le fragoline sono anche abbastanza carine. Ragazzi, è qualcosa di bellissimo. Guardate com'è slow rising. Fantastica. Bellissima, bellissima, bellissima. Vabbè. Quindi, con questa torta molto bella, io ringrazio ancora il sito Banggood per questa collaborazione. Spero che le recensioni siano state utili. Io vi mando un grosso bacio. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video, lasciatemi tanti like. Fatemi sapere giù nei commenti qual è il vostro squishy preferito da quello che avete visto. Io vi mando un grosso bacio. E come sempre, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!